La prima settimana l'abbiamo completata perfettamente, devo dire. Ora, la seconda settimana, trova il vaso di fiori, incontrati col segreto. Parentesi, ho ottenuto questa spilla. Questa è una delle spille più forti del gioco, perché a livello massimo, il 20, ottiene uno degli attacchi più forti di tutto il gioco. Ora, livellarla utilizzandola e livellandola lasciandola da parte ci vuole tempo per entrambe, quindi per ora la lascerei da parte, non ho un interesse fisso nell'utilizzarla. E questo è il setup attuale, questa qui la sto messa qui per farla livellare, tant'è che la metterei come secondaria, giusto per non andare in conflitto. Torre del fulmine è fondamentale. Ovis, mi sto trovando bene con questa spilla perché fanno entrambe danno da fulmine, ma soprattutto questa gliela spara dritta per dritta e quindi siamo sicuri che lo prende. Questo clicchi sul nemico, ta 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 ta, 140 d'attacco, diventerà un 145, 150, non è male. Questa qua invece è sempre utile perché ci permette di fare danno in un'area, mentre questa è un'area singola e è perfetta. Questa spilla penso che non la toglierò mai più, perché aumentare la quantità di utilizzi tipo questo, che ne possiamo fare 4, è fantastico. Questa spilla tra l'altro sinergizza con questa qui. Questa qui ha solo un utilizzo e non si ricarica più. Con quella spilla di là ti permette di fare due attacchi, cioè due attacchi da 1000. Se becchi il nemico gli fai un sacco di danno. Poi piano piano sto livellando tutte quante le spille, perché se non ho capito male, il completismo delle spille non è dato tanto dalla quantità di spille che tu possiedi, ma dalla quantità di spille che hai padroneggiato. Quindi, per esempio, spille che anche si evolvono lasciandole da parte, il problema è che devi usarle. Stessa cosa quelle che si utilizzano e quindi si evolvono, devi lasciarle da parte per farle salire di livello. Ah, facile facile proprio. Aciko allora era il segreto. Cos'è questa scatola? Vediamo, il vaso di fiori. Bello. Questo vasetto è fatto apposta per eliminare lo stress. Tra i conforti dei suoi fiorellini rossi portando fortuna secondo il Feng Shui. Ok. Ma nessuno mi fa la gentilezza di dire che effetti ci hanno quegli oggetti? No? Vi faccio così schifo a tutti? E il giorno 1 è stato completato con facilità. Giorno 2 trova il rapporto, rintraccia i simboli maiale, maschera da super maschera, ho craccato il codice e l'86. Quindi il rumore 86... Oh 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 oh! Shomina Mimoto Tabù! Tra l'altro sono arrivato al livello 99. Dove si troverà Shomina Mimoto? Allora, io comprerei questo dalla tizia giusto per aumentare la sua amicizia, per poi prenderci quello dorato e da darlo a Joshua, perché non ho niente per dare a lui. Tanto fortunatamente qualcosa ho farmato, soprattutto quelle da 5000, tiè. Direi che una cinquantina basta, ne avanzano. Eccoci qua, dammi sto orologio. Fantastico. Cosa? Come? E dammi quello dorato. Beh, i soldi ce li ho. Magari compriamo anche questo. Grazie. Cosa vuoi invece per questo? Tre oricalco. Oh, l'oricalco possiamo comprarlo. Beh, il portafoglio ci serve. Il portafoglio sicuramente ci serve. Va bene, grazie. Wow. Joshua, tieni che ti faccio un regalo. Anche se non è che te lo meriti, perché non sei stato bravo bambino, però tieni. 16 di attacco, 16 di difesa con miglioramento globale, voglio dire. Mica male, no? Ok, qua c'è un rumore maiale. Dove sei? Eccoti qua. Ciao. Allora, quale maiale è? Ok, oh cacchio. Ovviamente questa non funziona. Mi serve la mia spilla normale. Questi sono i maiali peggiori. Sono i maiali peggiori perché sono facili da fare, però poi devi rifarlo almeno un'altra volta, perché ovviamente non hai la spilla che ti serve subito, no? Oddio, in realtà i peggiori forse sono quelli numerati. Cioè, se uccidi prima uno e poi l'altro, basta, è finita. Dai, ricaricati. Caricati, caricati, caricati. Ecco fatto, bello maialino abbrustolito. Più che altro almeno è durato abbastanza. Jupiter of Monkey? Ottimo, dai.
tuta da Mr. Meow. Yes, brava ragazza, ti voglio bene. Eccolo qua il vestito preferito. Ah, il filo colorato. La tectite ce l'abbiamo, il vestito adorabile ce l'abbiamo. Ok, dobbiamo fare una bella scorta di materiali. Ma proprio... dobbiamo averne almeno una decina di ciascuno. Qua c'è un maiale e anche Shomina Mimoto molto probabilmente. Però prima facciamo il maiale. Vediamo. Oh no, di nuovo lui. Dai, vai, passi pure. Allora, mi serve, ecco, un oggetto grosso. Prendilo. Ok. Per un attimo ho pensato fosse fallita perché non me la stava prendendo la moto. Allora, in realtà quell'abilità... Pensavo di averlo già fatto io sto maiale, perché io mi ricordo di averla preso da un maiale questa. Forse mi sbaglio. Comunque, forse in realtà le spille che utilizzano gli oggetti non sono neanche così male, ma una volta che non ci sono più oggetti o non ci sono oggetti come, per esempio, il boss finale, diventano inutili. Ok, show. Vieni a me. Vieni. Che tra l'altro, oh, se è esattamente come l'altra volta, sarà un lungo combattimento. Hai rotto il cazzo. Stai fermo, maledizio. Maledizione a te, show. Oh, avrei dovuto prendermi un oggetto. Dai! Ma porca miseria. Allora, il problema delle spille in cui devi rimanere totalmente immobile durante l'utilizzo è proprio il fatto che quando usi i Joy-Con questa abilità diventa un filino difficile da padroneggiare. Nel momento in cui però riesci a trovare... oh. Appena riesci a trovare il punto in cui riesci a stare fermo, comunque fai veramente un bel danno con quella spilla. Dov'è? Preso. Dai. Dai, attacca. Madonna mia. Che palle di battaglia! Colpiscilo col fulmine, Neku! Ora che è in una zona ferma sola! Dai! Madonna mia! Ci abbiamo messo meno dell'altra volta, ma è veramente una battaglia delle palle questa. L'altro Deku. Okay. Attaccami piuttosto che continuare a schivare. Maledizione a te, show. Oh, maledizione sta battaglia, che rottura di palle che è. Abbiamo ottenuto una spilla nera. Ah, ok. Per un attimo ho pensato di aver ottenuto la sua spilla. Abbiamo portato Ovis al massimo. Materia oscura, perfetto. Quella fa sempre comodo averla. Ok, come siamo messi ora? Ci manca un... no! Stavo per dire... ci manca il maiale e trovare l'oggetto. Allora, penso di essere arrivato alla decisione che... nonostante la potenza di questa spilla...
sia veramente difficile utilizzarla col Joy-Con. È utilissima, è potentissima, ma veramente anche solo il minimo spostamento ti impedisce di utilizzarla per bene. Ok, qua c'era di nuovo Sho. L'abbiamo già battuto, proviamo di qua a vedere se c'è il maiale. Sì, c'è il maiale. Oh, un evento. Bienvenido. Come dici? Eh? Eh? Sembra che dentro ci sia una zuffa. Te ne vai così? Perché andarti a iniziare la tua attività proprio ora? Stavamo giusto iniziando a ingranare. Mi dispiace, capo, risparmio più nel fiato. Ho craccato il codice del marketing, capisci? Ora so come vendere. Sta tutto nel marketing e nelle tendenze, capo. Shibuya è un'enorme palla di tendenze. Stanno parlando di affari. Giorno dopo giorno, lavoro dopo lavoro dopo lavoro. Sono come formiche. Meglio abituarci, sì. Quelli siamo noi fra qualche anno. Che brutta cosa. Io no, grazie. Io troverò un lavoro dove posso poltrire e farmi pagare. Fai lo streamer? Scherzo, ovviamente. Cosa c'è in questa scatola? Oh, cavoli. La Super Maschera. La replica della maschera da wrestling indossata da Super Maschera, re dei combattimenti aerei, indossala e praticamente spiccherà il volo. Può essere che l'abilità tipo sia una roba fluttuazione che ti permette di non essere colpito dai nemici a terra. Dove sta il maiale invece? Eccolo qua, sull'insegna. No, ho preso quello sbagliato. Vediamo se ha bisogno di una spilla specifica. No. Oh, fantastico. I tre maiali di quelli da fare in ordine, per fortuna erano sparsi in maniera fantastica per me. Guaritore automatica. E credo che abbiamo fatto tutto, giusto? Comunque, aspetta, vediamo la maschera, non è un accessorio, quindi è un cappello, eccolo qua. 210 di HP, non male. 200 HP non è male, 10 di attacco poteva essere qualcosa di più. Mentre la spilla è già masterata. Subconscio, si riattiva dopo 3 secondi e 4 utilizzi. Utilizza automaticamente qualsiasi spilla di recupero indossata da Neku. Ok, non è male, non è male. Nel senso, se sei iper concentrato su una battaglia, ti metti questa e ti curi da solo. E questa giornata è a posto. Giorno 3 invece, trova il cappello da pirata, involtino di tonno piccante ed elimina il 44 in difficile. Il 44 che è... Oh, la volpe. Questa è stata tosta ucciderla, sinceramente. La prima volta che l'ho fatto, almeno, perché è stata una roba improvvisa, non mi aspettavo certo un nemico del genere. Ok, la volpe si trova qua, sono sicuro perché l'ho affrontata la prima volta qui. Penso di avere le spille giuste per affrontarla, andiamo. Eccoti qua. La prima volta mi avevi fregato a livello di danno. Questa volta non ti andrà così facile, bella mia. Questa volta sono troppo preparato per te. Non hai avuto neanche il tempo di farmi l'attacco. Grazie. Certo che quando arrivi al livello 99 è proprio soddisfacente ucciderli certi nemici. Questa già ce l'avevamo. Ok, ti manca solo l'involtino di tonno piccante. Ecco, lui voleva tre murasame. La murasame io non ne ho, devo prenderla. Ashura. Metallo, morbido e amida. Va bene, grazie. Miglioramento globale di livello 1. Beh, non male, dai. Che tra l'altro, dal signor H qui, volevo proprio tornarci per vedere se ha qualcosa di nuovo da vendere. Cappellino da faccia da P, bravo. Aspetta, non è che è lui che mi dice tutti gli effetti degli oggetti segreti? No, me ne ha detti solo due. Dannazione. Miscela visionaria. Utilizzo uno e non... Signor H, vuoi 99, 99, 99? Le 10 ancora. L'1 yen mi stai chiedendo un po' troppo, ciccio. Per questa invece 20.000. Fammi indovinare. Ah, strano, pensavo mi avrebbe detto questa spilla da sola non fa nulla. Campo sacro.
Aspetta, ah, balzo dall'Eden. Ok, questa è una di quelle spille che fa un giro strano. Fa un giro strano per evolversi. Però vende il cappello di Beat e la felpa di Cariglia. 310 e 10, non male. Cosa vuoi? Piume accoglienti, Ashura e l'adamantite, mentre tu oricalco e morbido cotone. Abbiamo bisogno di oricalco, materia oscura, materia ombrosa e tutti quanti i vari strumenti, i vari componenti, diciamo. Allora, però aspetta un secondo. Allora, ho 74 a 10.000. No, vendiamo quelle da 10.000. Quelle da 5.000 è meglio tenerne qualcuna da parte. Tieni. Questa spilla si evolve combattendo, ma continua a fare il giro e ritorna a questa qui originale, insomma. Ok, sembra che per utilizzarla devi avere tutto il set di spille dell'Eden. Allora, per farlo funzionare devi avere 5 di queste spille con i 5 effetti diversi, quindi una, Urano nero, Black Uranus, fendente in uno spazio vuoto, Irocamo, ricalco materia oscura, grazie Nekoma, quindi 2, 8 oggetti, 3, 11 oggetti, 4, 16 oggetti e 5. 18 oggetti. Quindi punti ferita aumentano di 3, dammene uno. Punti ferita aumentano di 3, coraggio aumenta di 4. Dammi un altro po' di pancake, dammi anche due di ste tazze e ci vediamo tra poco per vedere se mi sblocca altri vestiti. No? Strano. Vabbè, io Urano nero la prendo. I materiali ce li abbiamo, grazie. Quando 6 pianeti oscuri si allineano, l'effetto delle 6 spille è veramente molto potente. Ehi, c'è ancora il tecnico qua. Ah, era lui che diceva involtivo di tonno piccante. Aspetta. Ah, ecco dov'era. Abbiamo trovato il cappello da pirata. Arr, questo cappello proviene dalle coste dei mari lontani. In effetti al giorno d'oggi siamo tutti pirati che solcano i mari della società odierna. Eh certo, come no. Però almeno il giorno 3 è a posto. Ci manca il giorno 4 con il simbolo rumore maiale e la parrucca da samurai. L'autore dei report segreti. Oh, questo è mezzo spoiler. Il boss 22 a livello difficile e il boss 92 a livello difficile, che penso sia Osho versione leone o Osho versione umana. Ok, giorno 4, il simbolo maiale e la parrucca dei samurai. Io inizierei a far aumentare queste spille qua. Ce ne servono 4 che continuano a evolversi e una che rimanga, quindi una la mettiamo al posto di questa. Le altre invece a turno le utilizziamo. E siamo arrivati al livello massimo, il livello 100. Ok, qua c'è un rumore maiale. Eccolo qua, sempre negli angolini si nascondono. Non mi sorprende neanche ormai. Ah, ok, è un maiale semplice. È di quelli che diventa invisibile. Nel momento in cui Gela è attaccato è già morto. Ok, prima marcia, niente di eccezionale. Ce ne sono altri? No, perfetto, dobbiamo solo andare dall'autore dei report. Ok, prima dobbiamo fare tutta la trafila del microfono scomparso. E abbiamo appena ottenuto un altro golem di Timpin, grazie. Ora, visto che Joshua ha fatto le foto con il suo telefono, quello che ho detto anche io era che dovevamo tornare dal signor H per farci installare anche a noi l'applicazione. Cosa che purtroppo non farà perché non ha i pezzi. Ah? Cos'è questa scatola? Oh cavoli! Che cosa abbiamo trovato? La parrucca da samurai. Questo oggetto ci ricorda i guerrieri del passato ormai dimenticati. È particolarmente popolare soprattutto fra gli stranieri. Fatti nuovi amici. Eh certo, con una parrucca da samurai sicuramente. Eccola qua. 30 di attacco, però ti dirò che non è male 30 di attacco, eh. Giorno 5, rumori maiali, guanti da motociclista, il signore dei perdenti di Timpin e 82 e 84. Allora, 82 e 84.
Ah, cavolo! Kariya e Ozuki versione furia. Aia. Vabbè, la loro spilla già l'abbiamo ottenuta. Tanto vale metterci al massimo. Se quella è la vera rottura di balle dei rumori maiale, è riuscire a trovarli. Santo cielo. Ok, un maiale è qua. Ti ho trovato, eccoti qua in basso. Oh no, di nuovo tu. Va bene, passa su. Maledizione a te. La spilla 01. Io ho lo 03 qui. La 01 ce l'ho, ma non livellata. Fantastico. Meglio, ecco, un set vuoto in cui nessun'altra spilla può sovrascriversi. Ah, posso metterla due volte la stessa? Davvero? Ho appena aperto un mondo. Fermo un secondo. Mi stai dicendo che se per esempio facessi un deck solo di questo potrei farlo? Tu questo mi stai dicendo? Cioè io potrei sparare fulmini così tutto il tempo? Cioè io a fine gioco imparo che posso avere più di una stessa spilla, davvero? Dai, crepalo. Dov'è? L'ho spinto un po' troppo in là, Però finché continuiamo a spingerlo di qua, non può andare dall'altra parte e finire la partita, no? Ma io continuo. Bravo maialino. Comunque, rumori maiale ce l'abbiamo ancora in giro. Il signore dei perdenti, io credo che sia il tizio quello scarso che perdeva continuamente a Team Pin. Però prima dobbiamo trovare i maiali. Cappello da pirata, grazie amico. Il pantaloncino ciano, vabbè, potevi dirmi qualcosa di meglio. Eccolo qua il nostro amico di Team Pin. Mettiamo una spilla a caso e vediamo cosa succede se perdiamo. Quasi quasi mi butto di sotto da solo. Non sta neanche provando a... Dai, su! Sono qui, colpiscimi! Dai, che non è difficile! Dai, ce la puoi fare! Oh, ha vinto! Bravo, lui! Yuhu, la mia prima vittoria! Grazie tanto per far così schifo! Barriera eliminata! Cos'è questa scatola? Oh cavoli! Cosa abbiamo trovato? I guanti da motociclista. Questi guanti sono stati realizzati secondo le specifiche dei professionisti, inclusa un'impugnatura antiscivolo che terrà le tue mani incollate al manubrio. Perfetto. 25 di attacco e 5 di difesa. Ok, non è male. Però aspetta, vediamo, 5 di attacco. Wow. E il vaso invece potenzia le combo incrociate. Beh, non male. Poteva essere peggio. Ah, è vero, anche il cappello aumenta l'attacco. Questa impedisce lo spezza difesa e lo spezza attacco. Il cappello da pirata aumenta la difesa. Vabbè, non sono grandissimi potenziamenti, ma non sono neanche terribili. Ok, i guanti li abbiamo. Ci mancano ancora i rumori maiali e l'82 e l'84. Il punto è proprio trovarli, i maiali, porca di quella miseria. Ho appena scoperto che una spilla... Oddio, è grandiosa questa. Avrei voluto saperlo prima che era così. Wow, è fantastica, soprattutto contro gruppi di nemici. Aspetta un attimo, Bit. È fortissima, la voglio. Perché non ce l'ho avuta in squadra fino ad ora? Ce l'ho io quella spilla, sì, è questa. Perché questa spilla io non l'ho mai vista? Non ci ho mai fatto caso? Alcuni nemici potrebbero essere immuni. E ok, ci posso stare. Voglio sapere quali nemici sono immuni. Sai cosa? Quasi quasi faccio un mazzo solo di gratto, solo per grattare. Ecco, queste sono quattro spille che fanno il danno grattando. Se ci aggiungo, cavolo, l'avessi pensato prima, la tenevo da parte, un'altra di questa, ma se ci aggiungo questa a questo set qui e usiamo solo Bit, madonna mia i danni qua. Gli buttiamo giusto una spilla per curarci tipo questa, e visto che questa si evolve proprio in quella che ci serve, la mettiamo qua. No, io voglio provarlo adesso questo set, ti giuro. You're good as gone. I don't think you're
Madonna mia. Allora, non ho visto il tornado. Aspetta un attimo, Beat, non menarlo. Non vedo il tornado. Perché non va? Ah, devi grattare e colpire i nemici. Oh, aspetta. Allora, ha un funzionamento un po' strano, è buona, ma non come pensavo. Ah, però aspetta, più continui a grattare, più continui a tenerli in aria. A parte il funzionamento un po' birichino, in realtà un mazzo del genere con solo Beat potremmo fare una buona partita. Certo, non è il migliore, ma sicuramente potrebbe funzionare. Magari al posto, per esempio, di questa ci metti anche lì il fulmine e appunto hai una buona varietà di attacchi. O magari al posto di questo, che non fa in tempo ad utilizzarle, ci mette un fottio di tempo a riattivarsi. Ecco qua un rumore maiale, dove sei? Eccoti qua. Ok. Era il maiale quello dei 10 colpi. Un colpo solo. Wow, bello il melone ardente. Perfetto, tutti i maiali presi. E Kariya e Yashiro, se sono nello stesso posto dove li abbiamo combattuti, si trovano a Udagawa. Oh, finalmente rieccoci qua. Possiamo finalmente comprare un po' di mate... Blocco numero byte che puoi consumare? Dai, cosa vuoi in cambio? Dimmelo. Ma voi siete impazziti, ma che palle. Cos'è questo invece? Armatura samurai. Ah, 1000 di HP, minchia. 600 di coraggio però. Porca miseria, lo ricalco, eh. Ok, va bene. Oh, aspetta. Ti permette di concatenare fino a 16 battaglie, la madonna. I nemici diventano più forti ad ogni riduzione, ma lasciano anche cadere più spille. Alla faccia del cazzo. 16 battaglie. Abbiamo trovato anche un ventaglio del sole nascente di 50 di difesa e coraggio 800. Ma che... ma per cosa poi? Per aumentare solo la difesa? Impostare la difficoltà su massima. Finalmente, cosa vuoi in cambio? Lo ricalco. E porca miseria, però c'è anche la katana, aspetta. 50 di attacco. Non male, ma coraggio 800. E quando me la devo usare? Ma scusami. Leone, cornacchie e stella fortunata. Spero che leone però non me la prenda. In teoria le spille non te le toglie quando fai queste missioni qua, giusto? Mi ha appena tolto leone e anche la stella fortunata. Per fortuna di stella fortunata ne avevamo un'altra. Meno male. Però la cornacchia un po' mi urta che non l'abbia tolta. Perché poi c'è il Oh, che cacchio. No, non ci credo. Perché poi c'è anche la missione che mi ha chiesto Lovis. E io questa non mica la voglio togliere. Cioè, il vestito da Babbo Natale mi ha dato il vestito a Pua. 75, 15, 10. Ok. Coraggio aumenta di 20, Dammene uno. Per lo ricalco, lui vuole l'adamantite. Direi che l'adamantite possiamo permettercela di scambiarla un bel po'. Facciamo un bel po' di oricalco. Ci prendiamo la difficoltà al massimo. Ci prendiamo le 16 riduzioni, che in realtà potrebbe non servire, ma ehi, meglio prenderlo. Ed infine lei. Lei vuole 3 irokame. Tu per gli irokame vuoi 2 oricalchi, la tectite e la materia oscura. Io di materia oscura ne ho solo 2, fratello. Tu invece vuoi la materia ombrosa per la materia oscura. Dammeli. E non farti mai più rivedere, perché tu costi troppo. Per quanto non possa sembrare. Per quanto non possa sembrare, tu con... mi costi un sacco, fratello. Però finalmente, da quello che ho capito, possiamo mangiare di più al giorno. Vediamo se sti due negozi hanno qualcosa di nuovo. Cosa vuoi per questo? I metalli rari. Beh, sarebbe bello averli i metalli rari. Però finalmente posso prendere la lama di Timpin, che mi chiede la tectite e il vento di Timpin. Ma io il vento di Timpin ce l'ho, che è quello lì, giusto? Eccolo qua, vento di Timpin. Ma io sono sicuro che le altre volte non me l'aveva tolto, oppure ho sbagliato io e non me ne sono accorto. Però, dammela. Cosa vuoi per questo? Potenziamento C, 50-10-10. Ustione di Timpin. Che palle tu il Timpin, fratello. Tu invece? Anche tu c'hai una bambolina, lo Slamurai nero, 50-15-10. Diavolo di Timpin e Shiva di Timpin. Niente più? Eccoli qua. Combattiamo.
Figa, 16 riduzioni vuol dire che veramente i nemici diventano esagerati. Cavolo, avrei dovuto mettere... Non ci ho pensato, ma... Avrei dovuto provare a metterlo in massimo. Madonna mia. Ti sfondo anche a te, cariglia. Mamma mia. I demoni al forno faccio, ti giuro. Appena arrivo al 300 e siete entrambi in campo. Perfetto, sono tutti e due. Oh, calmi. Siete tutti e due in campo. Bravi. Dai che ci arriviamo al 250, al 200-300%. Vabbè, ascolta, aspetta. Dai che ci siamo, vabbè, li ho vinti. Peccato, volevo usare la fusione, ma abbiamo vinto uguale. Allora. Allora. Siamo al livello massimo. Potrei provare a difficoltà massima. Non penso che avremmo problemi a sopravvivere. Ottimo, e questa si è evoluta. Però, anche il giorno 5, completato. Siamo a 3 spille dell'Eden su 5. Ce ne mancano solo 2 che devo far evolvere. E voglio provare a fare un cambiamento. Togliamo un secondo questa. Vediamo in quanto tempo riesco ad utilizzarle entrambe. Se si ricarica prima uno o se ha senso averne davvero 2. Perché veramente, se posso avere più di questo, avere una spilla come questo mi diventa quasi superfluo. Questa non la tocchiamo proprio. Però per esempio questa che già ci aumenta di 1 tutte e 2, più il fatto che ne abbiamo 2 in sé, potrebbe diventare un'ottima combo. Togliamo la cura, mettiamo un'altra di questa. Ah, ho farmato un altro Ovis e un altro Anguis. Perché visto che ci hanno tolto Leo e so per certo che ci toglieranno Ovis e anche che ci toglieranno Anguis, ne ho prese 2 di scorta. Tra l'altro ho giocato contro alcuni boss o comunque contro alcuni nemici in livello massimo, per esempio la ranocchia. Ovviamente non è che sperassi che mi dessero chissà cosa, però per esempio già anche i girini ci danno oggetti vagamente utili. Ecco, ho fatto Ovis a livello massimo e ci ha dato robusto come il monte. Giorno numero 6. Liberarci dei maiali e trovare l'oggetto. Ok, un maiale si trova qui. Eccoti qua, ciao. Oh, ho preso quello sbagliato. Ed ecco qua il maialino. Quale sei? Dove scappi? Allora, dicevamo, stavolta lo attacchiamo immediatamente. Col cavolo che ti faccio scappare via, maledetto. Bello, questa non ce l'avevamo. Carica di scintille. Carica di scintille, eccola qua. Potenziamento guarigione. Aumenta notevolmente la quantità di PF ripristinati. Vestito da ninja, solo per te faccia da scemo. Ah, tra l'altro, il nemico da uccidere è questo. L'abbiamo già fatto durante la serie, ma a questo punto lo rifarei. Magari in massimo, così vediamo se riusciamo a droppare qualcosa di buono. Ok, questi due non sono difficili da tirare giù. Il problema è che sono abbastanza forti. Ma con questa build, per qualche motivo, non ci sta neanche attaccando. Comunque, avere 2 di questi è veramente utile. Cioè, non so perché il nemico sia così imbambolato, veramente. Non lo so proprio, non voglio saperlo a questo punto. Però averne 2... Oh, yes! È un'ottima possibilità di attacco, veramente. Wow! Cioè, col livello massimo abbiamo ottenuto la Tektite.
Bello, però abbiamo fatto evolvere questa. No, per favore. Nemico di tipo boss e l'oggetto che mi dà in massimo la tectite. La tectite. Quando in difficile sicuramente è la loro merdosissima spilla. Andiamo ad uccidere sto maiale, cerchiamolo. Oh, ehi, hey, ciao. Allora, non vorrei che la missione in realtà fosse, perché è l'unica interazione che abbiamo in questa parte di gioco, il proseguire con tutti senza aiutarli. Cioè, ti renderebbe scemo, appunto. Dobbiamo continuare. Ah, no, non posso lasciarlo, giustamente. Spero che averne saltato uno non cambi le cose. Ah, giusto, in sta parte c'era da aiutare anche loro. Proviamo a proseguire. Se non mi dà nulla, prova a resettare il giorno e a non aiutare anche il primo demone. No, infatti non mi ha dato nulla. Ah, però qua c'è il maiale, aspetta, vediamo dove. Eccolo qua, subito. Mi sa tanto che era da dire di no a tutti quanti. Oh. Va bene, vai avanti, stupido maiale. Oh, finalmente, spero che sarai contenta che compro qualcosa da te, amica. Allora, rieccoci a questo giorno. Prendiamo questa che è utile. Tra l'altro mi sa che è meglio che me ne prendo un'altra. Mettiamoci la ciliegia. Tra l'altro è colpisci Neku con un fendente. Una delle cose più difficili da fare, così. È una Musratus. Questo vuol dire che la posso potenziare con questa. Oh, materia ombrosa. Finalmente qualcuno ha iniziato a dropparla in massimo. Ovviamente i rumori tabù la droppano. La cosa non mi sorprende minimamente. Allora, superiamo il primo. Mi dispiace, frate. Superiamo anche il secondo. Ed infine saltiamo anche loro. Oh, eccola qua la scatola. Oh, cavoli. Vestito da ninja, la moda più in voga tra gli assassini ninja, abbastanza ampia da consentire di metterla in pratica numerose tecniche di combattimento. La maggior parte dei giapponesi lo indossa di martedì. Perché sì. Cambiamo la spilla nella speranza di farcela. Oh oh oh, sbrigati. Perfetto, prima che mi attaccasse uno di quelli tabù. Speriamo di... Non riesco. Non riesco così, è troppo difficile, dannazione. Io odio dover fare i fendenti con sto coso. Ah, di qua, di qua. Dai! Non è possibile, anche facendoli giù tutti non lo uccidi. Ah, però aspetta, che stupido, è vero. Basta metterne più copie. Basta metterne più copie per ucciderlo, però aspetta. Mi rendo la vita più semplice a me ora, perché qua sono anche io poco furbo. Dicevo, mi semplifico le cose. Tanto i maiali basta ucciderli, non c'è scritto a che difficoltà o a che livello. Per fortuna. Ecco, fatto, facile. Wow. Bella lì. Ne è valsa la pena. Vediamo quanto fa il vestito da ninja. 100 di punti ferita, 10-10. Non è granché, ma non fa neanche schifo. Perfetto. Giorno 6 a posto. Giorno 7. Rumore 92, che sarà lui versione leone. I Death March tornano in vita e i simboli maiale. L'uniforme da ragazzo giacca. Non so cosa voglia dire, ma credo che dobbiamo andare. Ecco fatto. E l'amico l'abbiamo portato al massimo. E non ne vale per un cacchio la pena. Ci vuole troppo, devi spendere un sacco e non ti dà nulla se non 10 oggetti. Wow, fratello. Occhiali con naso, grande. Potenziamento attacco iellato. Oh wow. Mette pericolo mortale, consente ai nemici di respingerlo, ma aumenta notevolmente l'attacco. Bello. Peccato che invece roba come questa che aumentano l'attacco costino 800 di cacchio di coraggio. Dannazione a voi. Cioè, piuttosto ha più senso 25 d'attacco e 5 di difesa, che non sarà tanto, ma non è neanche poco. Però 150 di coraggio, 800 che cosa mi vuol dire? Non lo userò mai. Comunque, dicevamo, andiamo di qua e vediamo. Ah, tra l'altro c'è un maiale qua. Vediamo se l'amico qua. Ecco. Ehi, siete voi? Tempismo perfetto.
Ah, aspetta, qua ora dovrebbe dirci che ha preso il microfono. Ah, basta con le commissioni. Io dico di darsela a gambe. Ora ci blocca. Ah, un'altra barriera. Ehi, dai, non scappate. Volevo darvi questo per ringraziarvi del vostro aiuto. Non so, magari troverete un modo per usarla. Grazie. Avete trovato il microfono? Temo di no. Mi dispiace, ma non fa niente. Ne abbiamo uno nuovo. Faremo il botto nel nostro giro con questo gioiello. Sfonderemo alla grande nella scena musicale. Comunque non c'è altro. Ci si vede. Faranno il botto con quel megafono. Vorrei proprio vederlo quel concerto. Altro che. Ma che razza di musica fanno? Eh? Cos'è questa scatola? Oh cavolo. Uniforme da ragazzo giacca. Una riproduzione dell'uniforme della St. Michael, la famosa scuola per genietti ricchi. Indossarla ti farà ottenere un sacco di appuntamenti. E vai, freddo gelido. Fa ottenere un sacco di appuntamenti. Eh certo, come no. Dove sei, maiale? Eccolo qua, ciao. Ti prego, non un altro maiale con missione però. Piuttosto uno da uccidere, ti giuro. Mi rendi le cose più felici. Oh, quello da 10 colpi. Facile. Vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Vabbè, 10.000 yen, buttali via. Allora, io punterei anche ad uccidere Minamimoto in massimo. Ma prima punterei a farlo in difficile perché ho bisogno di Leo. Tra l'altro, zac, facciamo 70. Dovrebbe bastare. Mettiamo in difficile. Col 70 abbiamo meno del 23% di possibilità. Che culo ho avuto l'altra volta ad ottenerla, veramente. Qua c'è l'altro maiale. C'è anche il tizio viola. Eccolo qua il maiale. Preso. Ti prego, fa che sia un altro di quelli tipo da 10 colpi. Ok. Questo è particolare. Come cavolo devo fare allora? Cos'è? Devo lasciarlo dormire? Ok, no, voi non avete idea. Voi non avete idea di cosa bisogna fare. È di una stupidità, ma è di un'intelligenza assurda questa cosa. Questa cosa è talmente stupida, ma talmente geniale, che veramente non devi fare nulla. Non devi fare nulla, devi lasciarlo dormire e mettere la console in riposo. Fatto. Madonna mia. Wow, bella. Bella poi come ricompensa. Madonna mia. Tutti i rumori maiali li abbiamo fatti. Death March l'abbiamo fatto. Rumore 92, che si trova qua, perfetto. Ok, dobbiamo sperare. Dobbiamo sperare che ci droppi quello che ci serve. Ah, giusto. In questa fase tu non subisci, eh? Eh certo. Beccati questo. Ecco qua. Ascolta. Non ti muovere. Ti ho già ucciso nella tua forma tabù. Quello che fai nella tua forma umana non ha nessun impatto su di me. Davvero. Vai Joshua. Attaccalo, stronzo. Maledizione. Eccolo. Si è trasformato. Colpiscilo Joshua. Hai rotto le palle. Madonna mia. Hai rotto. Smettila di tirare i calci. Anche se è l'unica cosa che sai fare.
Colpiscili, Joshua! Dai che ci siamo! Joshua! Ammazza lo stronzo! Dai! Ecco fatto! Ok, dobbiamo solo sperare che ci abbia droppato la spilla. No! Spilla blu, dannazione! Non ci ha droppato nulla di utile. E purtroppo, come temevo, il fatto che abbiamo fatto catena non ha funzionato. Parentesi, non ho fatto io catena perché volevo, ma si è unito uno di quei cavolo di cosi... Come si chiama? Tabù. Sapete questo cosa vuol dire? Rifare la battaglia. Non dovrebbe esserci nessuno che mi può disturbare a questo giro. Forza Minamimoto, dammi la mia spilla. No, 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 vai via. Per fortuna l'abbiamo allontanato. Maledizione, si stava avvicinando. Yes, anche Minamimoto è andato. In forma, tra l'altro, umana. Yes, ti prego, dimmi che era la sua la spilla. Dimmi che è la sua, ti prego. Yes, di nuovo Leo abbiamo ottenuto. E vai. Oh, che soddisfazione. Ma cosa più importante, giorno 7 di Joshua completato. Ed è così che anche la seconda settimana si è conclusa.